fatto sentire anche da Valentina, effettivamente, come forse ho detto all'inizio, lo smart working si implementa in modo molto diverso a seconda della realtà, e ogni realtà deve trovare il suo modo. C'è da dire che Valentina ha introdotto anche un altro tema molto interessante, su cui poi tenderemo in un futuro molto prossimo, Filippo, nel senso che abbiamo collegato il tema dello smart working al tema del welfare aziendale, perché sono strettamente connessi, perché poi guarda caso le aziende che fanno smart working, che lavorano in modalità più smart, prima o poi cominciano a investire, o prima o dopo, anche sul tema del welfare aziendale, su cui poi magari se dopo Filippo vuoi dirci anche una parola su questo, finalmente direi con la legge di stabilità abbiamo riservato delle risorse su questo aspetto. Quindi le aziende che decideranno di utilizzare, di promuovere delle iniziative di welfare aziendale potranno accedere a dei fondi che sono stati previsti nella legge di stabilità, e questo è un altro aspetto che può migliorare molto la vita dei lavoratori, perché come si diceva prima, il tema della nursery, dell'asilo nido, piuttosto che, ma anche tutto il tema del time saving, lavanderia che ti porta, che ti viene a prendere, ti porta i panni puliti, piuttosto che la spesa online o la farmacia, sono cose che potrebbero agevolare molto chi lavora magari lontano da casa e che a causa degli orari non riesce mai a trovare un negozio aperto e neanche a pregare. Benissimo, non è un caso personale, va bene, non parlavo di me, allora, quindi io direi che se avete qualche domanda, ho visto che siete in tanti, quindi magari qualche domanda veloce, ho visto che siete anche in tanti del mondo del sindacato, delle sue aziendali, piuttosto che direttori del personale, per cui ci sono anche molti addetti ai lavori. Se avete delle curiosità, delle domande da fare ai nostri redattori o a Filippo, fatemi un cenno. Siete molto timidi adesso, no? Grazie. Buonasera a tutti. La mia domanda era relativa al concetto di smart working in relazione allo smartphone, no? Mi ricollego a questo suffisso, a questa desinenza. Se il lavoro agile, il lavoro intelligente, come lo vogliamo definire, è collegato comunque necessariamente allo strumento che è quello del tablet o dello smartphone, il problema che si può creare in relazione al lavoro è all'eccessivo controllo che si può avere sul lavoratore che lavori a distanza. Quindi il tema che mi viene, si era citato ad esempio la WhatsApp e le chat aziendali, su quale può essere appunto il rischio per il lavoratore di essere troppo controllato, di essere troppo a distanza, controlli, c'è anche tutta la questione sui controlli a distanza, che penso sia stato anche un problema relativamente al telelavoro, però ci immaginiamo un lavoro in pantofole con la tazza del caffè, però forse potremmo non analizzare il problema paradossale che può essere quello dell'eccessivo controllo, del valutare se il lavoratore ha lavorato pochissimo o ha lavorato in un'ottica appunto domestica, un lavoro a domicilio, dove però è sotto controllo costantemente, perché attualmente i sistemi informatici prevedono la possibilità di controllare costantemente il lavoratore. Quindi volevo avere da voi una disamina su questo paradosso di avere un eccessivo controllo a distanza. Grazie mille. Altre domande? Io volevo chiedere una cosa. Non c'è bisogno che no, c'è bisogno perché noi sentiamo, ma loro non sanno. Comunque lo voglio parlare, magari. Il discorso, per esempio, del lavoro da casa, degli obiettivi, è una cosa che già esiste da molto tempo, le multinazionali lo fanno da parecchio tempo, e quindi è vero anche che a un certo punto la gente che lavora da casa soprattutto acquista un rapporto con il computer e con la famiglia veramente molto strano. Poi con gli obiettivi comunque da raggiungere eccetera, perché più raggiungi, più gli obiettivi sono alti, più guadagni. E qualche volta si è di fronte proprio a delle nuove personalità. Ecco, io chiedo questo perché indubbiamente possono creare delle malattie. Ecco, e
però credo che si possono anche tagliare gli obiettivi, cioè quando noi abbiamo paura che ci siano degli obiettivi liberi, che la gente che lavora da casa e non pensa più a niente, lì davanti a delle strutture tecnologiche, dimenticandosi totalmente della famiglia, di quello che gli sta intorno, credo che però si possa ovviare a questo, cioè non pensando agli obiettivi come delle cose limitate, ma il lavoratore può lavorare da casa con degli obiettivi che siano definiti. Quindi questa paura di cui prima si parlava, parlavate in sostanza di questa possibile malattia di incomunicabilità che dovrebbe venire fuori, potrebbe essere in qualche maniera, cioè tu lavori, però quando prendiamo gli obiettivi non dobbiamo pensare a delle cose infinite, quindi chiaramente se gli obiettivi sono limitati si potrà lavorare da casa, definendo il proprio tempo e definendo così, pensando anche a fare delle altre cose. Grazie. Io volevo solo un chiarimento, perché ho sentito citare la Tetra Pak, che fa un po' il suo mestiere. Volevo capire come, perché a me l'intervento suo mi è molto piaciuto, perché io sono uomo di macchina, nel senso che progetto, faccio l'architetto, quindi, però vivo, l'esempio, la nostra realtà manifatturiera, soprattutto delle macchine automatiche, è bellissima, è una cosa meravigliosa, e quindi, però è molto legato al gruppo, alla presenza. Poi è chiaro, vai nelle fabbriche e vedi le fabbriche più evolute, che ad esempio sia dall'archiviazione, magazzino automatico, sono tutte cose che stanno tutte utilizzando, portando le tecnologie a dei livelli enormi. Allora la mia domanda era, la Tetra Pak come ha conciliato, e lo chiedo al sindacato, che voi lo sapete, in queste nuove forme di lavoro con una struttura che è molto simile? Perché io quando parlavate voi dicevo, ma lo smart working, io premetto che sono anziano, per cui non ho, a me piace molto la tecnologia, vivo di tecnologia, mi piace moltissimo. Io ho cominciato 40 anni fa a fare l'architetto col tiraline, adesso nessuno dei miei ragazzi che lavora con me sa che cos'è il tiraline. Cioè, poi la cosa bella è che effettivamente la tecnologia moderna, che noi sul quale non ci riflettiamo molto, porta continuamente a una velocità di evoluzione. Pensiamo al fatto della, che a me è innamorato moltissimo, la stampante 3D. La nostra parte lì può dare uno sconvolgimento ai consumi che è enorme, però per fare questa parte lì tu devi essere uno che sa usare il computer, ma sa usare bene, perché non è vero che queste tecnologie sono così facili da imparare per noi. Per mia figlia che ha 30 anni, che è nata, è molto più semplice, quindi io volevo capire questo discorso. E la seconda cosa, a me veniva in mente una cosa, questo tipo di lavoro nasce anche per me anche da una concezione magari che non c'entra niente, però dal fatto che noi cittadini siamo sempre più cittadini d'Europa e cittadini del mondo, che non era così soltanto 30 anni fa, 40 anni fa. Voglio dire, noi questo tipo di lavoro, questo fatto di poter uscire dalla fabbrica, ma uscire anche dalla casa, uscire dalla nazione, uscire e girare il mondo, è una capacità che non è che abbiamo avuto da tanto. Io credo fortemente, e lo sento in modo preoccupato, il discorso che sta facendo adesso sull'Europa, perché l'Europa è stata una grandissima occasione per noi, 40 anni, 50 anni senza guerra, 50 anni dove Francia, Inghilterra, Italia, Germania si parlano, ma questo è una rivoluzione vera. Infatti io ho invidia di mia figlia, non perché è persona più intelligente, molto più bella di me, ma perché lei ha 30 anni, lei è una cittadina d'Europa, e io credo che questi tipi di lavoro, con tutte le difficoltà che gente come me può capire, perché in fondo io sono quello che sono nato con tiraline, non è che, però hanno un'apertura nel mondo che è quella vincente e non c'è alternativa, cioè non è che, cioè è così e basta. Per cui volevo anche una riflessione sul fatto che dobbiamo tutelare fino in fondo l'Europa, perché lo trovo che quello che sta succedendo adesso, e forse esco un po' dal tema, però la mia preoccupazione è che stiamo cercando di tornare un po' tutti a degli egoismi nazionali, perdendo il senso del collettivo. Però anche sulla Tetra Pak vorrei sapere qualcosa. Grazie. Poi dopo magari se non ci sono più domande la poi raccogliamo e rispondiamo a rispondere. Buonasera, io sono Pietro. Voglio dire questo, fare un esempio. Io sono venuto qua
che era appena finita la partita del Bologna. La partita del Bologna, e la stavo vedendo con degli amici in un pub, perché c'erano commenti vari. Il difensore del Bologna, si chiama Marios, è stato ammonito due volte e quindi il Bologna ha dovuto giocare in 10 e ha perso la partita. È scoppiato la diatriba. È colpa di Marios, si è fatto ammonire due volte. Poi altri dicevano no, non è colpa di Marios, le partite si vincono o si perdono in 11. Dove voglio arrivare? Allora, io sono un delegato sindacale e seguo dei lavoratori che sono esterni all'azienda, quindi lavorano da soli, e io faccio da sindacalista, da delegato, una fatica immensa per sindacalizzarli, per farli parlare tra di loro, per combattere insomma, per fare in modo di difendere i propri diritti. E quindi penso a questo, adesso è affascinante sicuramente ed è una sfida da prendere a pieno, però ci sono dei rischi che sono emersi anche qui, cioè il discorso dell'individualizzazione, dell'individualità oggigiorno è un discorso da guardarci molto bene, è una società già molto individualista. Per cui è un rischio, è sicuramente un rischio se non ci guardiamo bene. Poi c'è un altro discorso, cioè poi il discorso che è da molto fuori, della socialità in azienda, c'è il rischio anche del cioè la butto lì, essere molto provocatorio. Cioè non è che l'azienda entra anche nel privato, cioè non è solo l'inverso, attenzione. Cioè si può partire da poco per poi inserirsi in molto. Altro rischio. Poi c'è il discorso della produttività. Io penserò forse in maniera utopistica, però non leggo il lavoro solo all'obiettivo, la produttività. Il lavoro è un'identità della persona, è una sfida insieme agli altri, per cui io mi chiedo, ma se il lavoratore a casa da solo non raggiunge l'obiettivo, lo raggiunge parziale. Ah, ecco, è Marios che si è fatto ammonire due volte, è colpa sua. E non c'è un discorso invece che è il gruppo. Poi, cioè voglio dire, io vedo anche in azienda, c'è chi è capace e ha i talenti, e quindi secondo me la società dovrebbe andare verso il talento, e questo sono anche gli imprenditori, cioè gli amministratori d'azienda a vedere i talenti, ma lo vedono come l'allenatore della squadra, vedendo la squadra, e a volte cambiando anche i ruoli. Questo è un discorso di insieme. E ci può essere invece quello che magari in quel momento lì l'obiettivo non lo riesce a raggiungere, però non è detto che poi è da scartare, lo si può rimettere. Quindi io penso che la sfida è da farsi, però bisogna vedere tante cose, insomma. Grazie, abbiamo fare domande, così siete in due. Sì, più o meno. Così dopo le 10:30 rispondiamo. Allora, io sono collegato con tanti di voi, no? Lunghi ha cominciato per un ragazzino quando veniva in IBM, noi stavamo uscendo, perché io sono vecchio, io sono attaccato. Il processo di uscita. Esatto, io sono un vecchio che stava per essere rottamato, lui è un ragazzino, così. Io sono attaccato alla tecnologia e sono un po' un Matusa, nel senso che la mia tecnologia era che costruivamo i computer 360/20 a schede perforate, non so se qualcuno l'ha conosciuto. Il sistema 34. Ecco, era modernissimo il sistema 34, 360/20 a schede. Non divaghiamo, era, non divaghiamo. Era da, vabbè, io che sento, voglio dire,
voglio dire, sono stato anch'io rappresentante sindacale all'IBM, che non è una cosa semplice, non era semplice. Io l'ho fatto negli anni, primi anni 70, per intenderci nel periodo in cui in Grecia c'erano i colonnelli, va bene, in Cile era arrivato Pinochet, e quindi erano tempi estremamente difficili e duri, no? Sia come lavoratori ma anche come cittadini. Quindi, diciamo, l'IBM aveva un fortissimo welfare aziendale, no? Però, diciamo, aveva anche delle caratteristiche che tendeva, diciamo, a formare una grande famiglia. Sì, è vero, io mi vantavo di essere dipendente dell'IBM, però l'IBM si vantava di avere fra i suoi dipendenti un rompiscatole come me. Va bene, perché io sono stato un rompiscatole sempre, lo sono tuttora, io sono un gufo, va bene, per interno. Sono un gufo sorridente, ma sono un gufo, va bene. Lo sapete. Allora, la domanda è, attenzione, io mi ricordo, l'amico e compagno, posso dirlo? Noi dicevamo amici e compagni perché nella FLM, Federazione Lavoratori Metalmeccanici, CGL, CISL e UIL, c'era una cosa che era molto bella, cioè una federazione, non una fusione a freddo di sindacati diversi, ma c'era un simile sentire, se vogliamo. E mi ricordo, siccome io per mia formazione ero più vicino alla CISL che non alla CGL, ma non fa fatto, va bene, mi ricordo, e qui lo ripeto fortemente, quali erano le conseguenze dell'aumento della tecnologia? Lavorare meno, lavorare tutti, cioè quando lo stress del lavoro che viene così, diciamo, coinvolge pesantemente l'aspetto psicofisico delle persone, che si ripercuote con le famiglie. Quando arrivavo a casa stressato, ero cattivo, ero nervoso, pretendevo che mia moglie mi capisse, ma non poteva capire. Allora queste cose che si portano, va bene, si risolvono con lavorare meno e lavorare tutti. Anche l'obiettivo è aumentare l'occupazione, ecco. E quindi questo è l'obiettivo principale per me. Rapidissima, è una domanda che dice di quanti. Sì, scusa. No, ti vede la. Era tutto mi posizionavo, economizzavo anche nella postura, facciamo prima. No, tanto grazie a Daniela. La domanda è secca. Siccome smart working per me è l'evoluzione dell'epoca che stiamo vivendo, cioè l'epoca digitale, i nostri figli saranno assolutamente in linea con questo, perché è un processo. Non è neanche che dobbiamo schierarci fra difensori e invece detrattori. È un processo. Già oggi nelle organizzazioni, io lo dico perché sono stata distante per un certo periodo dal lavoro, quando sono rientrata ho trovato una realtà molto modificata, e gli anni non erano tantissimi, però era un'era geologica. Una realtà nella quale le persone si parlavano e si parlano molto meno, la preoccupazione che è emersa questa sera, che è ben precedente allo smart working, perché non si parlano e ci si parla, se va bene, per email. Io chiudo dicendo che siccome questo è un elemento che a me ha creato molto disagio, e per parlare con i colleghi e le colleghe ho scritto molte email finché ho detto: se non mi rispondi a telefono, qua pianto la grana. Perché non c'era verso di parlare di attività di lavoro se non per spot di email che erano confuse, criptiche, non le capivo. Allora dicevo, è un problema generazionale o un problema di un'epoca che stiamo vivendo. Quindi lo stile di leadership, lavorare per obiettivi, è connesso all'idea di creare nuovi team. E io davvero invito anche tutti le organizzazioni sindacali a fare questo sforzo, perché per tutelare
I lavoratori oggi bisogna sintonizzarsi con quello che è un processo, che è quello dell'era digitale. Chiudo dicendo che ogni tanto ai colleghi dico: io non sono figlia dell'era digitale, sono figlia dell'era analogica e vorrei una formazione professionale che mi aiuta ad essere all'altezza di questa sfida. Non voglio dire solo mi ricordo, voglio dire oggi ci sono, però vorrei avere qualche strumento. Quindi